Zakhar ha 9 anni e viene dalla periferia di Kiev. Ha un tumore al cervello. È stato operato il primo giorno di guerra. L'operazione era stata programmata da tempo, non potevamo aspettare. Alicia invece ha 5 anni, anche se ne dimostra molti meno. Anche lei viene da Kiev. È nata con difficoltà respiratorie, ha problemi ai piedi, alle mani e ha un ritardo nella crescita. Sono da pochi giorni ospiti in questa struttura del Bambin Gesù a Passo Scuro, inaugurata da poco. Ogni piano è diviso in piccoli appartamenti dove possono vivere non solo i piccoli pazienti, ma anche i loro familiari, come Sofia, sorella di Alicia, che ha 11 anni. Il centro di cure palliative pediatriche è una struttura che è volta ad accogliere la famiglia. La loro prima parola è casa, la sensazione di vivere la loro quotidianità come fossero veramente a casa loro. La bimba non era visitabile, appena ci si avvicinava scoppiava in un pianto di urla. Sicuramente sono bambini molto spaventati. Siamo venuti qui perché i medici non riuscivano più ad arrivare all'ospedale. Le strade erano occupate da truppe russe. Erano rimasti solo due chirurghi e un'infermiera. Mio marito cercava dappertutto le medicine perché le farmacie erano chiuse. Avevo paura per me, per le bambine. L'ospedale era occupato dai feriti, non c'era più posto per i bambini che erano in cura. Ogni giorno sentivamo le bombe che cadevano attorno. I bambini capiscono tutto, ma la cosa che gli preoccupa di più è il papà. Dicono: non abbiamo paura delle bombe, vogliamo stare con il papà. Attualmente sono ricoverati 34 bambini nelle varie sedi dell'ospedale pediatrico Bambino Gesù. Ad oggi ne sono stati accolti oltre 200. Qual è il suo desiderio adesso? Ha risposto lui: voglio guarire e io voglio che la guerra finisca. Che in Ucraina finisca la guerra e che Alicia guarisca.